Io il testo lo conosco da tanto tempo, quasi non dico dagli albori, ma il testo scritto da Francesco. E quindi ho seguito un po' l'evoluzione, anche la scoperta poi del protagonista che lui voleva, insomma, è stato un lavoro che ho seguito da lontano, però sempre in maniera abbastanza attenta. Convinto poi di andare a fare un'esperienza divertente, qual è stata? Stimolante pure, perché comunque lavorare in quella lingua là ti mette dentro dei binari. Non che io sia un attore che esce dal binario, però mi piace sempre. Invece lì ho trovato anche la possibilità di inventare insieme agli altri, eccetera, ma c'era anche cioè Francesco sapeva quello che voleva. Quindi è stato un lavoro molto divertente, che molto spesso nel mio lavoro questo aspetto viene quasi dimenticato, no? Per fare spazio alla profondità del lavoro, per carità, si può essere tutto, ma anche divertendosi, e noi ci siamo divertiti molto. La sceneggiatura ha sempre avuto un suo corpo, cioè è sempre stata forte la storia nella riscrittura di Francesco. E subito, personalmente, ma con tutti gli attori con cui mi sono confrontato, c'era la sensazione di dover reggere un gioco, di dover trovare una cifra, cioè il linguaggio te la suggeriva, però capivi che dovevi reggere insieme un'invenzione, ecco, c'era un. C'era una partita tutti contro tutti, ecco. C'erano dei ruoli in campo che bisognava. Hai ragione. Mi stai illuminando su un sacco di cose in queste interviste, perché sono tutte Dobbiamo cose a cui parlare io, prima. non penso mai. C'ha molto ragione Lino Musella. Attore strepitoso, però, questo lo posso dire. C'è la volontà di fare una commedia con la C maiuscola e questo è sempre molto rischioso e delicato. Io un riferimento, diciamo, come dire, del passato l'ho avuto perché ha una struttura molto classica, quindi ti potrebbe venire da pensare a Shakespeare, no? Anche per come cura la fine di alcuni personaggi. Di tutti i personaggi, cioè tutti hanno una chiusa, però mi è venuto più da pensare a Molière perché Molière ha inventato nel comico il ridicolo, che è una grande cattiveria che lui ha inventato col pubblico, cioè tu ti affezioni a un protagonista, lo segui, sei costretto a seguirlo perché è il protagonista e precipiti nel ridicolo insieme a lui. Allora, siccome poi la chiave è politica, secondo me, è molto forte di questo romanzo, di questa sceneggiatura, di questo film, precipitare nel ridicolo insieme al protagonista è un viaggio interessante. Sì, questi personaggi che ti deludono, che deludono lo spettatore improvvisamente, è una delle scommesse più interessanti che un autore può fare, perché comunque parlavamo prima di trappola, cioè tu prendi un personaggio, lo metti in un contesto e metti il pubblico dentro quella roba e lo intrappoli in alcuni codici, no? Che il pubblico riconosce, si riconosce, salvo poi deludere tutti, ed è bellissimo. E non è giudicare un personaggio, vizio che hanno molti autori e molti film che ci hanno rotto i coglioni, è il contrario, cioè non c'è giudizio, c'è un'oggettività e una voglia di affidare al pubblico la responsabilità di capire e di stare dentro le storie come vuole. Che è bellissimo. Il tema del potere, del comando, dell'ambizione sociale dei personaggi è talmente macroscopico che poi là sotto puoi fare qualsiasi cosa, Sì. Sì. con tutti quei personaggi che hai poi, che sono meravigliosi. E poi parte da cose semplicissime, cioè il potere parte in questo caso dal possesso, cioè gli animali li voglio, sono miei, quindi parte riesce a spiegarti alcuni meccanismi Sì, che sono col principio attivo sì, dell'essere umano, la fame, la fame, sì. il denaro, È cioè tuo o no, è tutto. mio, Esatto. cioè Dalla proprietà privata, sì. diciamo, diciamolo. Tanti auguri Festival di Locarno, felicissimo di conoscerti solo quest'anno a 75 anni, ma portati da Dio. 75 anni, credo che in pensione tu ce l'hai fatta ad andarci, però continui a lavorare come fanno quegli appassionati. Auguri.